Ben trovati per questo speciale di Class CNBC che dedichiamo ai progetti e alle prospettive del patrimonio immobiliare pubblico, dunque le prospettive per il 2015 e per un target più ampio, anche i due anni successivi, naturalmente anche per capire in che direzione si va proprio nella materia dell'abbattimento del debito pubblico. Lo facciamo con un referente importante, Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, collegato con i nostri studi di Roma, a cui do il benvenuto. Ben trovato. Salve, buongiorno. Ben trovato, direttore. Partiamo subito in medias res, partendo proprio da un tema molto attuale, che è quello appunto della riduzione del debito pubblico. Realisticamente, partendo proprio dalla vostra attività, dall'attività del Demanio, di che numeri stiamo parlando? Ma intanto noi abbiamo un obiettivo che vale per il 2015 e per il 2016 di 1 miliardo all'anno, corrispondente alle vendite che siamo in grado di programmare, vendite sia dei beni dello Stato che di beni degli enti territoriali che accompagniamo appunto nel processo di vendita. È chiaro poi che ci aspettiamo di fare qualcosa in più, in particolare utilizzando anche fondi immobiliari dedicati con l'aiuto di Invimit e degli investitori istituzionali, ma anche di investitori privati. Contiamo di abbattere il debito degli enti territoriali e quindi dello Stato in maniera molto più significativa, con valori che possono essere il doppio o anche il triplo del miliardo che ho citato prima. Però parliamo di questi numeri, non numeri più elevati, che sono assolutamente irrealistici altrimenti. Ci sono delle previsioni, le previsioni più recenti della Commissione europea, che parlano in realtà di 2015 con un debito pubblico italiano che arriva al picco al 133%. Sembra dunque, i numeri di cui abbiamo parlato sembrano in qualche modo un sasso lanciato in uno stagno, quello del debito pubblico molto più profondo. Sì, però è chiaro che noi dobbiamo guardare in faccia la realtà. I beni dello Stato hanno un valore di circa 60 miliardi di euro, quelli di stiamo occupati dalla pubblica amministrazione centrale sono l'80% di questi, il 10% sono beni storico-artistici vincolati che ovviamente non possono essere venduti, il 5% dà un reddito allo Stato, il restante 5% in valore è sono gli immobili che possono essere ceduti. È chiaro che abbiamo in corso un processo di razionalizzazione molto importante all'interno dei ministeri, della pubblica amministrazione centrale, che ci consentirà di liberare ulteriori spazi, ma sono sempre valori molto bassi che possono essere resi disponibili. So che c'è un'idea di costituire un fondo che possa in qualche modo sostituire con la garanzia del patrimonio immobiliare pubblico i titoli di Stato, ma è chiaro che questa iniziativa porterebbe allo Stato un aumento della spesa corrente molto significativo, cioè si tratterebbe di mettere a reddito in sostanza beni che oggi, per i quali oggi non paghiamo nessun tipo di canone, mettendoli a garanzia del debito invece dovremmo pagare canoni e quindi far salire la spesa corrente di un valore molto, molto significativo. Quindi è una valutazione che va fatta, ma che non credo che oggi sia all'ordine del giorno per le conseguenze che avrebbe appunto sui saldi e sulla spesa corrente in particolare. Qui i numeri che ho citato prima sono invece quelli realistici conseguenti alle possibili vendite, considerando anche un mercato contrattazioni immobiliari molto asfittico, che noi ci sentiamo di garantire con le nostre operazioni di vendita. Ecco, direttore, c'è proprio un programma ad hoc, il programma Valore Paese, che punta proprio alla valorizzazione dunque dei beni immobili di valore dell'Italia. Quantifichiamo in particolare quanti sono gli immobili in questo momento pubblici inutilizzati e di che tipologia di immobili stiamo parlando?
Beh, quelli di valore paese sono, diciamo, i gioielli che noi siamo in grado di mettere in vendita, che stiamo cercando di pubblicizzare con un brand unico per dare valore all'insieme, quindi non vendere singolarmente perle che invece possono essere messe assieme e costituire una collana molto più interessante. Parliamo dei fari, dei castelli, delle fortezze, dei luoghi, diciamo, che danno una suggestione particolare, possono essere sicuramente considerati come opportunità per gli investitori stranieri che per esempio vogliono investire nel settore turistico alberghiero, così come possono diventare oggetti per la cosiddetta concessione di valorizzazione che in sostanza non trasferisce la proprietà del bene ma lo richiama un investimento privato per un periodo di tempo in concessione. Il bene genera reddito, dà lavoro, fa crescere il PIL e alla fine del periodo restituisce il bene allo Stato. Sono meccanismi di valorizzazione alternativi alla vendita che noi stiamo sponsorizzando, in particolare appunto su beni di grande qualità e di pregio. Concentrandoci invece proprio sulle vendite ordinarie relativamente ai dati del 2014, volevo porle questa domanda perché avete pubblicato 3 bandi unici per la vendita di 36 immobili, effettivamente poi a buon fine, quindi con la vendita dei rispettivi immobili, effettivamente parliamo di 4 beni su 36, dunque un nono. Qual è la ragione? Perché effettivamente la domanda poi non ha corrisposto l'offerta? No, ma infatti ritorno al mio ragionamento iniziale, quando dicevo che dei 60 miliardi che noi possediamo come beni dello Stato soltanto il 5% possono essere venduti e hanno una qualità e una diffusione parcellizzata sul territorio che di fatto non aiuta a una vendita consistente. La dimostrazione l'abbiamo avuto con questi bandi, che sono piccoli beni, piccoli immobili distribuiti anche in luoghi molto remoti del paese, in piccoli comuni, con un interesse quindi molto limitato appunto, e quindi è chiaro che danno un riscontro poco significativo in un momento in cui il mercato immobiliare è molto fermo. Diverso è il tema di cui ho parlato prima con invece i beni di pregio che hanno tutto un altro tipo di interesse. Però insomma noi siamo concentrati a varie forme di vendita, beni di qualità che poi riusciamo anche a far transitare a Cassa Depositi e Prestiti, che è il soggetto partecipato dal MEF, che ha la titolarità della funzione di valorizzazione definitiva prima di portare sul mercato privato i beni e quindi di lavorarli in maniera completa. Noi siamo quelli in sostanza che recuperano i beni dopo la razionalizzazione, li regolano dal punto di vista urbanistico e li passano a Invimit e a Cassa Depositi e Prestiti per lo sviluppo ulteriore e la vendita complessiva al mercato finale. Quindi diciamo che è da ricercare anche in questi luoghi, in questi enti, in particolare Cassa Depositi e Prestiti, il pacchetto di beni più interessanti da destinare alla vendita. C'è in qualche modo un problema dal punto di vista di burocrazia, ad esempio penso al cambiamento della destinazione d'uso di questi immobili nel momento in cui poi devono diventare appetibili per la vendita? Sì, questo è un compito che ci siamo assunti noi come Demanio nell'interlocuzione quotidiana con le amministrazioni locali. Quindi prima di passare i beni per la vendita definitiva alla Cassa Depositi e Prestiti o prima di fare bandi di vendita, noi cerchiamo di risolvere tutti i problemi legati alla regolarizzazione del bene immobiliare dal punto di vista della costituzione del fascicolo immobiliare e i problemi di natura urbanistica, quindi
facendo in modo in sostanza che il mercato possa acquisire il bene completamente regolarizzato. È un lavoro che facciamo di concerto con Cassa Depositi e Prestiti, Indimit e ovviamente gli enti territoriali interessati. Direttore, c'è una domanda interessante che arriva dall'estero, glielo chiedo perché proprio relativamente alla vendita lei ci ricordava che solamente il 5% degli immobili poi effettivamente può essere messo sul mercato, ma molti si domandano, un paese come l'Italia che ha 50 siti che appartengono in qualche modo, sono stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, non riesce ad essere così allettante anche per non solamente gli italiani stessi ma l'estero? Ma intanto non essere interessante perché si è sempre presentato in maniera molto frammentata. Noi abbiamo patrimoni gestiti da vari soggetti. Il Demanio gestisce i patrimoni della pubblica amministrazione centrale, poi ci sono altri soggetti che gestiscono patrimoni molto consistenti. Uno dei temi che stiamo cercando di risolvere con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è di avere un soggetto unico che interloquisce con gli investitori internazionali, tra i quali c'è molto interesse in particolare nel settore alberghiero turistico, c'è molto interesse da parte degli investitori, anche se per il momento l'interesse è concentrato sulle grandi piazze, le grandi città, parlo di Roma, Milano, Firenze, Venezia. Secondo lei siamo vicini ad individuare un soggetto unico, una sorta di sburocratizzazione, se così vogliamo dire? Sì, è il tentativo che stiamo facendo, quando dicevo c'è una filiera che lavora molto più insieme di prima, fatta da Demanio, Cassa Depositi, Indimit e tutti i soggetti che nello Stato hanno beni di proprietà importante che provano con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a essere interlocutore unico dei soggetti che possono investire. Questo in seguito anche a indicazioni del Presidente del Consiglio che negli incontri bilaterali che svolge in tutti i suoi incontri internazionali consegna poi agli investitori questi pacchetti completi che noi dovremmo presentare in maniera unitaria. È soddisfatto il Presidente del Consiglio della direzione che si sta effettivamente prendendo, del lavoro che il Demanio sta svolgendo, perché tante sono le attività, adesso ne parliamo, anche Terre Vive ed altre ancora? Ma adesso che sia soddisfatto bisognerebbe chiederlo a lui, sicuramente l'indirizzo che ha dato è molto chiaro, bisogna ridurre i consumi, bisogna razionalizzare, bisogna valorizzare cercando di coinvolgere ovviamente gli enti territoriali, anche perché la valorizzazione a livello territoriale dà la possibilità alle imprese di lavorare, di rilanciare quindi un'economia che è molto ferma e può ripartire dai territori, quindi anche i professionisti hanno grossissime difficoltà oggi di lavoro e grazie anche al federalismo demaniale, cioè il trasferimento dei beni dallo Stato agli enti territoriali per la loro valorizzazione, potranno trovare occasione di lavoro e di ripartenza, insomma c'è bisogno tantissimo di lavoro. Per far comprendere a tutti, il federalismo demaniale appunto di cui stiamo parlando è il processo, mi corregga direttore se sbaglio, di trasferimento a titolo gratuito proprio agli enti territoriali dei beni che sono patrimonio dello Stato. C'è una positività da questo punto di vista, dunque c'è la certezza di una valorizzazione poi del bene nel momento in cui è più vicino l'organizzazione proprio all'amministrazione del loco? Beh certo, è molto più facile trovare interlocutori, investitori a livello territoriale piuttosto che coordinare l'operazione dal centro. Cioè, noi oggi abbiamo circa 20.000 beni in numero, no? Dicevo, quel 5% in valore corrisponde a circa 20.000 beni. Quando parlo di beni intendo sia immobili, sia fabbricati che terreni, che sono rimasti per troppi anni fermi e non in stato di degrado progressivo nelle nostre città, nei nostri comuni. Gli enti territoriali hanno tutto l'interesse di rimetterli in circolo, di trovare gli investitori, di fare in modo che diventino occasioni di lavoro nel momento in cui si fanno le valorizzazioni. Molto più il territorio è interessato e trova le risorse per investire rispetto al centro. Quindi da questa consapevolezza è partito il federalismo demaniale che ad oggi ha trasferito
un numero consistente e sta continuando a trasferire beni per la valorizzazione agli enti territoriali. Rispetto ai 20.000 beni di cui parlavo, 5.500 circa sono stati richiesti dagli enti territoriali. Oggi siamo a un trasferimento effettivo già chiuso con delibere dei consigli comunali che è il 30% di questo, ma contiamo di arrivare a oltre il 50% nel corso dei prossimi mesi e completare il processo nel corso del 2016. Quindi nel frattempo partiranno azioni di valorizzazione che ci aspettiamo portino anche tanto lavoro. Ecco, proprio relativamente al lavoro che speriamo appunto possa essere proprio possa venire fuori dal federalismo demaniale, c'è un altro programma, quello appunto Terre Vive, dunque mettere a disposizione 5.500 ettari di terra da coltivare in affitto o in vendita, e effettivamente sono stati 12 lotti nel 2014 messi a disposizione, solamente la metà di questi sono poi andati a buon fine. Lo scopo era proprio quello di favorire in qualche modo anche l'occupazione, perché il bando era destinato agli under 40. Perché in realtà l'operazione non è stata poi efficace come si sperava? Beh, insomma, io intanto direi che 7 lotti su 12 non è un cattivo risultato di questi tempi. Abbiamo messo a bando soltanto il 10% dei 5.500 ettari che citava lei, che è il complessivo. Sono stati proprio aggiudicati in questi giorni. Per me è un segnale molto positivo in realtà, perché vuol dire che c'è interesse nei giovani a riprendere l'attività e a sviluppare l'attività agricola. Io credo che se il trend rimanesse così, alla fine avremmo assegnato un 60-70% di questi terreni agricoli che oggi sono non utilizzati sostanzialmente e che invece potranno produrre lavoro e occupazione. Tenete presente che oltre a questi 5.500 ettari potranno aggiungersi tutti i terreni che oggi le amministrazioni territoriali non riescono a vendere, che il demanio si è assunto appunto l'impegno di mettere a gara direttamente. Quindi fa una funzione il demanio in questo caso di venditore anche per gli enti territoriali. Quindi ci aspettiamo, in seguito a una convenzione fatta con il Ministero delle Politiche Agricole, l'ANCI e le Regioni, di avere da parte di questi soggetti ulteriori beni da mettere a gara, soprattutto appunto a bando per i giovani imprenditori nel settore agricolo. Sarebbe una bella operazione se continuasse con questo trend. Quindi io do una valutazione positiva in un momento in cui si fa fatica a vendere qualsiasi cosa, aver aggiudicato in un mese 7 lotti su 12. Certo, ci vuole una visione più specifica. Un'altra domanda prima di chiudere, perché c'è un tema caldo in questo momento, che è proprio quello della riforma degli estimi catastali, e volevo proprio chiederle, secondo lei appunto, che impatto potrà avere, a che punto siamo? Adesso gli estimi catastali è un argomento che tratta l'Agenzia delle Entrate, cioè l'Agenzia del Territorio, più che ormai vicino, è ancora. Ed avere un'autonomia maggiore, dando secondo me anche una valutazione più equa degli immobili che insistono nei vari comuni. Quindi sarà uno strumento, diciamo, mi auguro, se gestito bene, di giustizia sociale, oltre che di così ridistribuzione di reddito importante, ecco, per i comuni. Il timore forse era più legato all'aumento della tassazione in questo caso, poi vedremo effettivamente. Complessivamente non dovrebbe essere, dovrebbe esserci una ridistribuzione, e mi auguro verso l'equità, alla maggiore equità e non viceversa. Ecco. Ce lo auguriamo. Io la ringrazio moltissimo, Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, grazie della sua disponibilità e buon lavoro, tanti sono i temi in campo. Grazie a voi, grazie mille. Grazie, arrivederci. Ringrazio voi dell'attenzione e vi lascio alla programmazione del canale. Buon proseguimento.